Salve a tutti bonsaisti e bonsaiste, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, visto che manca da un po', vi faccio vedere un po' un aggiornamento della collezione. È tanto che non lo faccio, però è arrivato il momento, visto che ormai la primavera è abbastanza inoltrata. Partiamo subito a bomba con questo olivastro che conoscete perfettamente. Vi lascio tutta la playlist qui. Come potete vedere dal colore delle foglie, sta andando molto 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 bene. Ho tolto un sacco di cacci qui sotto sul ciocco, come sempre. Il legno secco sta apparentemente maturando e comunque diciamo che non posso assolutamente lamentarmi. La pianta sta rispondendo bene a tutte le operazioni che sono state fatte. Poi passiamo agli aceri, come vedete. Acero Sangokaku che sta benone. Lasciate stare tutta l'erba che c'è qui sotto, devo trovare un secondo il tempo di togliere tutto quanto. Comunque sta benissimo. Acero Arakawa, che ve lo dico a fare, lo sto lasciando ingrandire, come sapete sta una bomba. Sto per prepararmi a fare la margotta in quel punto lì, come dicevamo nei commenti dello scorso video. Poi c'è l'acero Shishigashira, che comunque male non sta, assolutamente. Sto aspettando di vedere questi ramoscelli partire, però piano piano li sta ingrandendo. Poi acero Bloodgood, che piano piano sta aprendo tutte le foglie. Questa pianta, diciamo che l'anno scorso l'ho un po' martorizzata tra talee e margotte, quindi ci sta che è partita un po' più a rilento, però sta andando una bomba. Poi guardate qui l'acero tridente, che è sempre più grosso. Ovviamente la pianta sta benissimo. Ora che faccio il giro dall'altra parte, vi faccio vedere la situazione del vaso. Poi, per chi si ricorda del boschetto di lecci che vi lascio qui a destra, abbiamo questo qui che è praticamente la pianta centrale del boschetto. Tutte quelle che stavano di lato sono morte perché avevo fatto tantissimi errori nel rinvaso. E quest'anno poi ho deciso di provare a piantare direttamente le ghiande dentro questo vaso. Ne ho piantate veramente tante, però ne sono nate solo una e due per ora. Anzi, ce n'è una terza lì giù che ho appena visto. Quindi comunque già un pochettino il boschetto sta prendendo vita, perché sono quattro piante in totale. Comunque questa pianta qui centrale sta una bomba e non mi posso assolutamente lamentare. Qui abbiamo il mastro olivo che credo stia lentamente ingrandendo le gemme, ma senza fretta assolutamente. Qui abbiamo la margotta che avevo fatto sull'acero Sangokaku. Qui abbiamo la margotta che avevo fatto sull'acero Bloodgood, che anche questa sta bene. E qui la margotta che avevo fatto sull'acero Campestre, che sta qui dietro, l'originale, la pianta madre, diciamo, ed è esplosa come al solito. Questo invece è la situazione dell'acero tridente. Dall'altro lato rispetto a prima, direi che sta benissimo. Anche qui c'è sempre il problema delle erbacce, ma sono tutte erbacce cui i semi probabilmente stavano nel muschio e quindi è un po' un casino toglierle. Mi ci devo mettere un po' di impegno. Poi siamo qui con queste due piante che voi non conoscete. Queste semplicemente sono delle piante che ho raccolto durante quest'anno e subito commenterete: ah, non si raccolgono questo tipo di piante. Fermi. Non le ho raccolte di mia spontanea volontà per farci dei bonsai, ma le ho raccolte perché erano comunque delle piante che erano destinate ad essere espiantate e buttate, quindi sarebbero state legna da ardere. Al che io sono andato, le ho raccolte, come vedete, le ho raccolte a gennaio circa, gennaio-febbraio, e stanno benissimo. Questo è un cerro, questo è un biancospino e credo veramente di non potermi lamentare. Ora poi deciderò nel tempo come gestirle, però per ora l'importante è che non siano legna da ardere. Certamente farci un progetto bonsai è molto difficile, andrebbero margottate, ci sarebbe tutto un processo molto lungo.
Qui invece abbiamo la sughera che conoscete benissimo, che quest'anno sto un po' trascurando perché veramente stare dietro a questa pianta mi toglie tantissimo tempo, però giuro che prima o poi do una sistematina anche a lei. Poi abbiamo questo leccio che conoscete tutti, l'ho raccolto anni fa e sta abbastanza bene nonostante abbia questo problema qui che era dovuto al filo che avevo messo tempo fa che era troppo stretto. Poi abbiamo il mirto che avete visto in uno dei video brevi che ho fatto recentemente, ve lo lascio sempre qui in alto. Poi la filirea che apparentemente sta molto bene, piena di cacci. Sono veramente contento perché questa pianta è fortissima. Ci ho fatto un video, ovviamente, magari andatelo a recuperare. Non credo di riuscire a mettervi tutti i video qui in alto a destra, magari ve li linko in descrizione, vediamo un po' che cosa riesco a fare. Però anche lei sta benissimo. Ho lasciato qui dietro questi caccetti perché lì c'è un buco. E magari portando molta linfa e molta forza in quella zona andrà a ricoprire quel buco. Non lo so, è un esperimento che sto provando. E infine abbiamo qui il leccio che ho preso al vivaio Sampino alla fiera. Come vedete, sta partendo, ha tutte le gemme un po' gonfie, ma in particolar modo quella lì. Il che mi fa veramente veramente piacere e significa che la pianta sembra stia partendo, comunque sembra avere un minimo di forze per andare avanti, insomma. Ora o li ho innestato, che sta alla grande, qui sta ingrandendo veramente tanto il piede, soprattutto qui nel lato destro, piano piano sta ampliando anche il lato sinistro, quindi sicuramente mi darà abbastanza soddisfazioni. Quest'anno dovrebbe aver attecchito bene e quindi potrò cominciare a farci qualcosina. Ora il mio olmo, guardate quanto è cresciuto già, infatti urge una bella potatura, però comunque sta veramente benissimo. Non riesco a farvelo vedere, però qui giù sta andando a ricallare un pochettino, ecco, adesso lo vedete. Piano piano dovrò essere bravo con le potature, ma uscirà sicuramente un bel lavoro. Quindi aspettatevi un video su questa pianta. Dato che ci sono, vi faccio anche un aggiornamento dalla mia sughera. Se sentite un po' di ronzio, sono le api e i bombi che mi girano sopra la testa perché, come vedete, da tutti questi petali sono sotto a un arancio. La pianta sta partendo finalmente, sta per aprire le gemme, sono veramente contentissimo. E come vi ho già detto nel video in cui parlo di questa pianta, spero vivamente possa sopravvivere perché odio far morire le piante, ma poi soprattutto quelle che sono in gestione da me da un po' di tempo è veramente una sconfitta personale. Quindi sono contentissimo che sta partendo bene. Passiamo a questa filirrea che sinceramente non so se sopravviverà. Lì le due foglie sono sempre più verde di colore strano, verde abbastanza chiaro. Io sinceramente non posso farci molto su questa pianta perché era già compromessa. Aspettiamo e vediamo. Poi biancospino, che sta una bomba, guardate che bello, sta poi a questa forma già più o meno impalcata. Andrò a togliere il filo poi e ovviamente dovrò andare a podarla un pochettino, però questa pianta comunque è ancora un po' in attecchimento, quindi non lo farò magari a breve, ma aspetterò un pochettino. Poi il leccio, questo qui che era tanto che non vi mostravo, e sta bene, molto bene, sta partendo abbastanza bene, tolgo in continuazione i cacci dal ciocco e questa pianta non l'ho rinvasata perché l'anno scorso, più o meno in estate, ho tagliato il sotto di questa ciotolina di plastica
quindi le radici stanno attecchendo sul vaso sottostante. Quindi ho deciso di lasciarla così attecchire, poi magari l'anno prossimo andrò a rinvasarla. Ultime due piante, il leccio che vi ho fatto vedere settimana scorsa, che ho rinvasato, apparentemente sta bene, molto bene. Si è fermato ovviamente nella crescita, però è normale, ha comunque subito un bello stress. E ultima pianta, quella di cui in assoluto sono più fiero, dovreste aver già capito qual è, il leccione gigante che ho preso a settembre da Giuliana. Guardate che quantità industriale di gemme ha. Queste le sta facendo tutte adesso. Fino a una settimana fa erano tutte chiuse. Veramente, qui su questo ramo non c'è niente, però su queste punte più estreme ha fatto veramente il panico. Ho tolto tantissimi cacci qui dalla base e veramente mi ha dato una grandissima soddisfazione. Ora è arrivato il momento di salutarci. Spero che questo aggiornamento che ho fatto vi sia piaciuto. Fatemi sapere che cosa ne pensate di tutte queste piante. Se non avete visto i video che vi lascio qui nelle schede, andateveli a recuperare e fatemi sapere anche lì sotto che cosa ne pensate. Vi ringrazio per la visione, vi invito a condividere, mettere mi piace, commentare come state già facendo e di questo ve ne ringrazio. Vi ricordo che ho aperto un canale Telegram delle offerte, tendenzialmente di Amazon, ma punto ad ampliare il parco di siti da cui cerco le offerte, e vi lascio il QR code qui e potete entrare scannerizzando il QR code o cercando offerte Garden e Bonsai direttamente su Telegram. Lì vi metto le offerte più buone che trovo al momento su tutti i vari siti, come vi dico, in ambito Garden, Bonsai e anche un po' fai da te. Ho visto che più di qualcuno è entrato e il numero dei partecipanti al canale è aumentato, il che mi fa veramente tanto piacere. Spero di potervi aiutare con le offerte che vi metterò. Vi ricordo ovviamente che se acquistate qualcosa tramite i link che trovate sul canale Telegram, contribuirete a supportare tutto il mio progetto e a finanziarmi, quindi se lo farete vi ringrazio già in anticipo. Vi ho annoiato abbastanza. Da me e tutte le mie piante è tutto, noi ci rivediamo domenica prossima, sempre ore 19, in un nuovo video. Buon bonsai!